detto prima, quanti anni hai Andrea? 7. Ma gli spaventapasseri come fanno per mangiare? Non mangiano. Perché? Perché sono finti. Come va a scuola? Bene. Bene. Qual è la materia che ti piace di più? Matematica. Davvero? Chi ha guidato? Hai guidato tu o ha guidato mamma? Mamma. E tu non guidi ancora? Guido a volte con mio papà. Sei sposato? Morosa? Ho delle fidanzate, ma non sono fidanzata. Hai delle fidanzate? Guarda, dammi 5. Fantastico. Ciao, guarda. Ciao. Ciao, buongiorno. Gentilmente mi potete dire i vostri nomi perché non me ne ricordo. Che nome? Io Alice. Io Sofia. Aurora. E vi sono piaciuti i spaventapasseri? Sì. Perché? Perché c'era il nostro. Davvero? Sì. Avete fatto uno spaventapasseri? Sì, e io sono andata perché c'era una casa. Gli uccelli cosa fanno? Mangiano i semi. Però quando sono spaventati dove vanno? Vanno via. E via dove? Un albero grande. Ma un albero grande quanto? Così? Ah, proprio di quelli grandi. Gigante. Prova a dire tutti insieme, 1, 2, 3, vai! Ciao! Come vi chiamate? Anna Lu. Serena. E di dove siete? Qua. Castellare. 20 metri più su. Ah sì? Sì. Ma vi piace questo paesino? Sì. E gli spaventapasseri invece chi sono per gli castellaresi? Sono un bel pezzo, sono castellaresi, gli spaventapasseri sono castellaresi come noi. Non è l'associazione quando è nata? L'associazione è nata nel 2009. Ah, l'associazione, sì. Okay. La festa è la 29ª edizione e poi abbiamo istituito l'associazione nel 2009. E chi ha inventato questa... Il mio babbo. E suo nome. Che si chiama? Che si chiama Silvano. Silvano e poi? Borretta. E per quanto si andrà ancora avanti, secondo voi, con questa bellissima manifestazione? Oh, all'infinito, perché ringraziando abbiamo le nuove generazioni che stanno già aiutandoci in un modo incredibile. E quindi a una certa ci sarà un passaggio di testimone. Va bene, se volete salutare qualcuno, fa il momento di farlo. Ti salutiamo. Ciao, mamma. Ciao figlia. Sono in TV. Ah, già, siamo mamma e figlia. Se non siamo mamma e figlia. No, salutiamo la nipotina che deve arrivare. Sì. Sì, salutiamo la figlia di Mary che dovrebbe arrivare tra una settimana e quindi l'attendiamo con ansia. La prossima settimana riguarda il video, sarà già nata, la salutiamo già. Yes. Salve. Buonasera, buongiorno. Ma come ha conosciuto questa manifestazione dello spaventapasseri? Cioè, ci sono nato dentro? Vale come risposta, sì. Ci sono nato dentro. Come mai? Perché mio papà l'ha inventata 29 anni fa. C'era qualche aneddoto interessante su questa festa? Allora, mio papà dice che l'ha inventata perché è nato da un suo viaggio in Trentino, quando si è sposato. Però siamo tutti convinti che non sia stato in Trentino il viaggio. Davvero, mia mamma sostiene che il viaggio non sia stato in Trentino. L'idea è di continuare? Sì, assolutamente sì. Qualcuno prenderà le redini, tipo Simone, a caso. Simone è l'attuale presidente? L'attuale presidente. Okay. Ciao ragazzi, sono in TV. Posso andare, sono lì. Vai, sei io. Ciao. Buongiorno. Come ti chiami? Pietro Nicola. Di dove sei? Sono qui di Castellar, perché ero qui di Forza, campanile. Ok, come ti trovi a Castellar? Secondo me è un bellissimo posto in cui vivere, tranquillo, vicino alla natura. Ci sono degli amici fantastici, quindi sono proprio contento di vivere qui. Sì, la festa è il momento apice dell'anno, il momento più bello. L'ho aspettato tutto l'anno, il venerdì prima metterli, anche il sabato, le domeniche, le due feste, è anche un motivo di orgoglio perché le persone passano nel paese, lo vedono tutto pulito, ordinato. Beh, direi di sì, perché il Castellare sono gli spaventapasseri, ormai sono collegati le due parole. È uno spaventapasseri che per me rimarrà sempre il migliore, è uno che... rappresenta come amici, con uno spaventapasseri sopra conficcato dentro la collina, quindi come se fosse andato a sbattere contro.
Lo spentapasseri ed è molto bello perché si sta con gli amici e si fa qualcosa per il posto in cui si vive. Un augurio a questa festa per te? E l'augurio è che continui per più tempo possibile, che diventi veramente l'emblema di Castellaro, quindi anche per secoli direi. Grazie. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Chi sei? Sono Giovanni Salvadori, vengo da Ruffia e da piccolo venivo, mi ricordo, adesso vengo un po' di più, già l'anno scorso, cioè ero qua nel comitato sempre, però è una bella festa ed è bello continuare ogni anno con questa festa, portare avanti negli anni questa tradizione. Ottimo. Sono capitato qua perché ho conosciuto una persona. Chi? Andalù. E chi è? È la mia ragazza. Sì. Capito? Da un annetto, cioè. Un annetto. Sì, da più. Beh, comunque, un anno e mezzo. Attento che questa intervista potrebbe metterti in serie di difficoltà, comunque. Un annetto e mezzo. Cioè, e niente, sono venuto qua per amore. Pensi che un giorno entrerai anche nel comitato di spentapasseri o preferisci star fuori? No, ma speriamo di entrarci e di organizzare sempre cose nuove, comunque, anche per la festa. Ottimo. Attività nuove. Bene, grazie. Niente.